Le bollette non arrivano, ma il sollecito di pagamento sì. Ma come si può mettere mano al portafogli senza sapere esattamente cosa pagare? Se lo domandano i tanti utenti che in questi giorni stanno cercando di risolvere il rompicapo delle fatture da saldare per il consumo dell'acqua. La vicenda ci era già stata segnalata da numerosi cittadini e alla quale ora si aggiunge il problema delle lunghe code agli sportelli dell'H di Chieti in via delle Robinie a causa della carenza di personale, con utenti dirottati presso le sedi di Pescara e Francavilla al Mare per risolvere cavilli burocratici che allungano tempi di attesa ancor più stressanti in queste giornate di caldo afoso. Le bollette non sono arrivate, cioè sono ferme a giugno 2017 come pagamenti, però dicono che le stanno spedendo, però noi non le vediamo. Cioè non... Mi mando una raccomandata, sollecito pagamento, queste le bollette tutte pagate. Prima me le metti a rate, 1.000 euro di acqua. Ci avrò forse, ho due piscine a casa allora. Fattura elettronica, ma non c'è un allegato. Qua dice tramite bollettino, ma scaricando non c'è il bollettino, non so come pagarla, dove andare, cosa fare. E che le hanno detto? No, non voglio fare la fila, stanno 10 persone, che faccio? E come la risolverà? Telefonicamente non risponde mai nessuno. Cercherò, aspetterò quando tra Francavilla e Chieti, Pescara. Quando non dovrò fare 2 ore di fila, vedrò come pagarla. Già è la seconda volta che vengo, perché mettono i numeri, arrivano a 20 e lo tolgono. Quindi alle 9:30 già avevano tolto i numeri. Ma fino a che ora è aperto lo sportello? È scritto là fino a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. Quindi quanto ci mettono a fare un numero? Non lo so, dice che c'è una signora sola e non ci riesce, quindi arriva a 20 numeri, quindi toglie. C'è una persona gentilissima e competente, quindi ho risolto tutto, grazie. Cosa doveva fare, se possiamo sapere? Pagamento delle bollette H. Ha messo molto? Questa è la quinta volta che vengo, è dall'8 di aprile e adesso ho risolto tutto, però sono sempre stati veramente molto gentili. Da qua mi hanno mandato a Pescara, hanno trovato qualcosa che non andava, dici ritorna su, dopo devo tornare là per rateizzare un'altra volta, quindi vanno Quindi. facendo sotto e sopra, non puoi perdere le giornate intere, insomma. Di qua più di 20 biglietti, non ci stavi la mattina e non li trovo, il pomeriggio non ci li trovo. I bollettini di pagamento me li sono dovuti venire a prendere perché a casa non mi arrivavano. Devo pagare un'altra bolletta che io non ho mai avuto. Ma secondo me se ne parla non si sa fra quando, quindi. Quindi ci deve tornare? Lunedì, per il settore commerciale, onestamente, mi sembra. Ci tornerò, non so, tornerò domani. Dopodomani ancora, tanto qua.